O dove stai andando? Sto andando ad iscrivermi al canale. Aiutateci, fatelo anche voi, è anche gratuito. Maremma. Ciao. Cammina, va. Ieri eravamo troppo stanchi per farlo, comunque. Qui c'è la camera da letto, bagno. Terzo letto e c'è anche il condizionatore. Stanza 3, questa è la mansarda, ce n'è un'altra lì. No, nessuno. Altre stanze, questa è la cucina e il bagno. Terrazzino, però quando c'è il sole. Allora, c'è bagno privato, camera per due, molto grande, saluta, Pellegrinetta che saluta. Sì, qui allora, ci hanno fatto la lavatrice e i vestiti erano stesi sullo stand di biancheria. Noi stasera però li abbiamo portati su per finire di farli asciugare in stanza e mettere uno zaino domani mattina senza andare a cercare, perché è un po' labirintico. Poi oggi è giornata piovosa, per cui il bucato non è ancora asciutto per questo motivo. No, niente da dire, abbiamo mangiato bene, niente di praticamente ricercato, però cose buone, abbondanti. Ci hanno chiesto se volevamo fare il bis, ci hanno dato anche il vino, per cui tutto a posto. Camera d'agriturismo Le Sermasi, letto matrimoniale, letto a castello, antibagno e bagno, tutto moderno, tant'è che non è ancora finita la costruzione, la camera su in alto non è ancora terminata e manca la ringhiera sul balcone, per cui è tutto nuovo. Allora, il bagno, unica criticità, non c'è la tendina della doccia e poi la camera tripla che va bene, un po' piccina, però c'è tutto quello che serve.
ospitale per i pellegrini a Borgo Taro. Un'oasi. Sì, è il terzo piano di un palazzo, forse una volta nobiliare. Comunque. Voi vi prendete questa in una sala? La sala. Cucina attrezzata e ci sono anche viveri volendo. E poi ci sono tre camere. Una in mansarda, dove comunque matrimoniale in mansarda molto luminosa, una già presa dal nostro pellegrino turbo matrimoniale e un'altra qui matrimoniale, dove però non funziona la luce, no, comunque matrimoniale, e poi c'è il bagno è moderno, c'è tutto, c'è anche la lavatrice. Ok, ampiamente promosso. Non lesinate col donativo.